Bentornati su Itinerari di Pesca. Come siamo artistici oggi? Sì, è la febbre. È il sabato sera. No, è il caldo, è la febbre che mi brucia i neuroni e già ce l'ho pochi. Bene, allora, oggi Veronica faccio un breve sunto. Ci saranno 3 o 4 tutorial nelle prossime settimane un pochino particolari. Vi ricordate che vi avevo detto che avremmo fatto dei tutorial dove era come se voi foste dalla parte della telecamera? Che voce che c'ho, che facevate domande a noi dalla parte di qua, domande anche banali, anche stupide, anche semplici. Le faccio io, ovviamente. Giustamente, da una persona che sta imparando a pescare. Quindi quelle domande che se uno le va a cercare su internet, sul web, perché ora la pesca è anche tanto quello, cercare sul web, perché noi siamo, ci avete trovato sul web, quindi non si riescono magari a trovare, perché sono domande banali e se, a volte ci si vergogna anche a farle magari, però possono essere utili. Quindi una serie di tutorial di questo tipo, che vanno dall'entry level al medium level al hard level, cioè veramente un po' per tutti. Ci aspettiamo tanti commenti su questi prossimi tutorial per capire dove possiamo andare a spingere un po' di più, dove dobbiamo limare, diciamo, alcune problematiche e quello che volete sapere, perché poi andando avanti in base alle vostre domande andremo avanti anche con i tutorial. Esatto. Oggi Veronica, come primo tutorial di questa serie, di cosa parleremo? Oggi parleremo della scelta della canna da pesca, ovviamente. Ah, da pesca, meno male. Anche perché già ma... Vabbè, ci sta bene il tag life con gli occhiali. Sì? Ecco, facciamo in serie. Facciamo in serie. Allora, come ben sappiamo, esistono tante canne da pesca. Sì, ok. Ce n'è una specifica per ogni... Non vergognatevi, sei fatta le domande. Sì, poverina. Le domande. Allora, dai. C'è una canna. Non far vedere la parte di qua, se no spoiler il canale. C'è una canna specifica per ogni ogni tipo di spot, quindi bar, lago, fiume, canale. Allora, partiamo questa chiacchierata in questo modo. Te mi stai chiedendo se per ogni tipologia di posto c'è una canna, esatto, specifica. Allora, per questo esistono tante tecniche di pesca. Quando uno va a scegliere una canna da pesca, deve scegliere intanto quello che penso io in base alla propria zona. Una persona che vive in Friuli Venezia Giulia o in Trentino Alto Adige, dove ci sono tanti torrenti, tante possibilità di pescare la trota, la vedo una scelta inutile prendere una canna da siluro, per modo di dire. Una persona come me, che vive in una zona che è il comprensorio del Massasciuccoli, dove comunque ci sono tante carpe, pesci gatto, carassi, la pesca è più sedentaria, prendere una canna da spinning, a meno che non si vada comunque a pescare i black bass e i lucci che sono presenti in questa zona, non avrebbe senso. Quindi scegliere intanto la canna da pesca in base alle specie che vogliamo insidiare. Ogni specie che noi andremo ad insidiare avrà una sua tecnica per essere affrontata. La carpa può essere affrontata a bolognese, può essere affrontata pescando all'inglese, può essere affrontata a carp fishing, può essere affrontata comunque pescando a feeder fishing. In base alla tipologia di pesce che noi andremo a ricercare, selezioneremo la nostra canna da pesca. Anche però in base allo spot. Se io devo scegliere di andare a pescare dalla spiaggia e quindi cerco mormore, ombrine, sì, che sono la stessa cosa, mormore, orate, spigole dalla spiaggia, avrò bisogno di un'attrezzatura sicuramente molto più potente rispetto a dover cercare le stesse tipologie di pesce pescando semplicemente a pochi metri sopra un molo. Sopra un molo mi posso adattare, posso scegliere per esempio una bolognese da 6-7 metri pescando appunto a bolognese con il galleggiantino. Pescando dalla spiaggia, dove devo fare lanci che superino gli 80-100 metri, quindi lanciando anche 200 grammi, di certo non posso affrontare uno spot del genere pescando con una canna da pesca bolognese con un casting di 20 grammi o pescando col galleggiantino lanciando lì. Quindi in base alla tipologia di pesce, in base alla tipologia di spot, sceglieremo, e naturalmente quindi la tecnica che andremo ad utilizzare, sceglieremo la nostra canna da pesca. Le canne da pesca esistono per tutte le tecniche. Quando è nato il feeder fishing venivano adattate canne da pesca all'inglese o bolognesi, ma adesso ci sono canne specifiche anche per questa pesca, lo stesso per il carp fishing.
Un esempio più recente è la pesca del siluro. Inizialmente i siluri si pescavano o con canne da trainer dal mare o con canne da pesca per il carp fishing. Poi sono state varie aziende hanno creato attrezzatura adatte precisa per quello scopo. Io posso adattare una tecnica a una canna non proprio? Cioè una canna da pesca? Se io voglio pescare a bolognese, posso pescare con una canna feeder? Allora, se io vado a selezionare una determinata... Allora, facciamo un esempio, se devo prendere una carpa, posso pescarla sia a feeder che a bolognese? Sì. Posso quindi adattare le due attrezzature. Certo è che le specifiche di ogni attrezzatura sono determinanti per una determinata tecnica. Scusate la tosse. Però, se io per esempio voglio pescare un esempio classico, sono i pescatori di feeder che utilizzano a volte la montatura del feeder cambiando, tolgono il pasturatore, mettono il galleggiante all'inglese per pescare le carpe a galla. Quindi la canna per esempio da feeder può essere adattata in quanto molto simile anche per la pesca all'inglese. Per la pesca bolognese, per esempio, tantissimi, e so che voi che siete là dietro lo avete fatto, tantissimi pescatori di feeder hanno cominciato a pescare a feeder prima ancora di comprare la canna da feeder, pescando con una bolognese ed un pasturatore. Quindi sì, si possono adattare nei limiti, ripeto, nei limiti del possibile. Ripeto, la bolognese da 7 metri non la possiamo utilizzare per pescare a traina di tonni. Prima hai accennato le canne, diciamo, bolognese, quindi canne lunghe da 6-7 metri. Sì, esatto, la bolognese va da un range dai 4 fino ai 7 metri. Una volta si facevano anche le 8-9 metri, ma ora stanno andando piuttosto in disuso. C'è un luogo particolare dove poterci pescare? Allora, la lunghezza della canna? Sì. Vediamo un po', se io pesco, cosa mi dà una canna da 7 metri rispetto a una canna di 6 metri? Parliamo per esempio del mare. Nel mare la scelta della 7 metri piuttosto che la 6 spesso è dovuta alla profondità. Per evitare di mettere magari un galleggiante scorrevole, perché di solito partiamo proprio dalle basi, se io ho una canna di 6 metri posso avere un massimo di 5 metri di fondo. Mi serve almeno un metro. Diciamo che il filo che mi rimane sia un metro più corto della canna, un po' per tante cose, un po' anche per il discorso che quando va a flettersi in cattura andrebbe troppo sotto e quindi dovrei stare con il braccio così, un po' perché torna male a lanciare, per tante cose. Quindi magari nei casi in cui la profondità è veramente elevata, piuttosto che mettere una 6 metri con un galleggiante scorrevole, si tende magari a prendere una 7 metri e quindi a riuscire a pescare in una profondità più alta senza dover utilizzare uno scorrevole. Quindi non tanto per lanciare più lontano, quanto per sfruttare la profondità. In fiume invece, dove le profondità non arrivano praticamente quasi mai, a meno che si vada dei grandissimi fiumi, oltre i 6 metri, oltre i 5-6 metri non arrivano mai, la lunghezza della canna è utile perché se io vado a pescare in cerchio, mettiamo caso, ho bisogno di pescare a una certa distanza, quel metro in più, quei 7 metri, mi consentono di gestire meglio il mio galleggiante in fase di passata, perché ho, diciamo, la vetta più, diciamo, il galleggiante è più sottovetta rispetto a una 6 metri che magari è più lontana e quindi la gestisco male e non mi viene dritta. È vero sì che comunque bisogna sempre adattare la canna da pesca alla grandezza del fiume. Un esempio banale è quando siamo stati io e Michael a pescare in Bisenzio, io avevo la 6 metri rotta, quella che mi ricordate che ho calpestato, e quindi ho dovuto portare una 6 metri, una 7 metri, e era già tanto. Se vedete vedrete, non so se è già uscito o quando uscirà, vedrete che la cattura della carpa, che ho catturato una carpa meravigliosa con il filo del 10, la canna da pesca è chiusa, cioè c'è una sezione chiusa, perché è allungata, con la punta toccavo l'altra sponda. E quindi non riuscivi a pescare bene, avevi l'impaccio, in altezza avevo un ponte della strada, quindi in quel caso lì una 5 metri, una 6 metri sarebbero state perfette. In canale lo stesso, per esempio in lago è meglio magari una 5 metri se non si deve lanciare lontanissimo, perché la 6 metri è un ingombro comunque gestirla, lanciare, a volte, anzi spesso nei laghi abbiamo dietro alberi, cespugli, bambini che passano, io babbo! E quindi è bello avere degli attrezzi. Quindi la lunghezza della canna in base alla profondità e in base comunque allo spot. Certo è che se si sceglie una 7 metri ci sono modifiche, come ci ha fatto vedere, ti ricordi, i bambini,
ci sono delle modifiche che si possono fare sul fusto dei vari pezzi e quindi andarla a trasformare in una canna telescopica. Però sempre il fatto che in fiume, appunto, dobbiamo renderci conto che se vogliamo gestire bene il galleggiante si va di solito dai 6-7 metri, solo in fiumi particolarmente piccoli si può usare fino a 5 metri. Quindi, ricollegando un po' tutti i vari discorsi appena fatti, ci sono delle canne da pesca da evitare in determinate situazioni? Sicuramente. Allora, intanto non voler far gli eroi. Che cosa significa? Non voler andare con attrezzature sottodimensionate troppo, in realtà dove comunque andiamo a affrontare pesci tanto grandi. Esempio, ti ricordi quando siamo andati all'Oasi di San Donato? Sì. Abbiamo agganciato quella carpa enorme da 13 passi chili con il filo del 22? Con il mulinello con poco filo in bobina? Sì. Cosa abbiamo dovuto fare? Seguire il pesce. Abbiamo seguito per tutto il lago il pesce che ci portava a spasso. Ora immaginatevi con la presenza invece di altri pescatori cosa sarebbe successo. E questo vi va bene. Altro errore, altre canne da pesca che non vanno assolutamente prese, ripeto, una bolognese surf casting. O pretendere di pescare con una 7 metri in un canale largo 3. Cioè, questo diciamo è il cercare sempre di adattare la canna da pesca alla tipologia di pesca che facciamo. Se io devo pescare a carp fishing, posso adattarmi. Se ti ricordi, siamo andati nel tour a Verona e c'è con la feeder fishing, quella un po' più potente, quasi da specialist, ci pescavo le carpe accanto alle canne da pesca da carp fishing. Carp fishing riuscivo a lottarle, con la feeder stavo lì 40 minuti, un'ora, non solo con il rischio di perdere il pesce, che quello ragazzi è il meno, ma soprattutto con il rischio di troncare e spezzare l'attrezzatura. Quindi commisurare la nostra attrezzatura, soprattutto nelle fasi iniziali quando abbiamo poca esperienza, anche alla taglia del pescato e al tipo di pescato e allo spot. Esiste allora... Ragazzi, parlare senza prendere fiato perché c'è una sottappata è tanta roba. Esiste allora una tecnica che, diciamo, si può usare ovunque? Una tecnica o una canna da pesca? Anche una tecnica. Ma la tecnica che io... La tecnica che regna, io sinceramente sono di parte. Io vedo che il feeder fishing comunque è una tecnica molto semplice dove le attrezzature non costano un'esagerazione, si può adattare a molte realtà diverse, dal mare al lago al fiume. Ripeto, non costa tantissimo e pesca quasi ovunque. Fatto sta che se vedrete i video che escono man mano in questo periodo, io e Michael abbiamo semi inventato una tecnica che è la feeder bolo, cioè pescare in fiume con l'acqua fino qua con la canna da feeder in mano, e prendevamo pesci dove i pescatori di passata non riuscivano a arrivare niente. Ti ricordi quel video che abbiamo girato a Monte San Quirico con dei 9-10 barbi uno a fila all'altro, i pescatori di passata muti, cioè rendeva dove le altre tecniche non rendono. È pur vero che a volte ci si spinge oltre, come nel caso di Verona dove abbiamo voluto pescare a feeder ma era troppo leggera. Quindi comunque è una tecnica che si adatta bene un po' ovunque. Di per sé la tecnica di base con la quale si comincia è la bolognese, cioè canna da pesca, galleggiantino, finale ci si pesca un po' di tutto, dalla trota alla carpa, in mare, ovunque. Quindi bolognese e feeder sono un po' le tecniche che si adattano un po' dappertutto. Ultima domanda. So quanto viene a lungo sto video. Se capiti, ecco. Nella feeder, come avete ben visto nei nostri video, ogni tanto cambiamo il vettino, quando è rosso, quando è giallo, quando è verde. Come lo scegliamo il vettino? Allora, tanto quando scegliamo una canna da feeder, se vogliamo un oggetto che sia perlomeno di una buona, non alta, nemmeno bassa, ma buona qualità, almeno tre vettini, un ultralight, cioè un light, un medium e un heavy, cioè un duro, un medio e un morbido. Io scelgo di solito il vettino in base al pesce che vado a insidiare e alle condizioni ambientali. Se vado in fiume con forte corrente vado sul medium o sullo strong. Se vado invece in un fiume con corrente non esagerata e con pesce bianco, che può essere il barbo, che può essere il cavedano, allora vado magari anche sul light o sul medium, in base anche alla dimensione del pesce che penso di prendere. Se vado in laghetto, se vado in fiume o canale dove so che ci sono presenti carpe, sicuramente vado sul vettino strong, perché il medium in fiume soprattutto, ma soprattutto il light me lo troncano. Quindi meglio perdere un po' di sensibilità sulla boccata, ma non rischiare di perdere appunto l'attrezzatura. Ok. Bene. Fine?
questo video tutorial. Passate l'esame? Lo decideranno loro. Beh ragazzi, anche questo tutorial è giunto al termine, un tutorial piuttosto discorsivo, non ci sono grandi spiegazioni, diciamo grandi magheggi nell'art video e comunque nell'editing, una cosa molto semplice, una chiacchierata fra noi e voi, speriamo che vi sia piaciuta, se questo è, come sempre vi ricordiamo di cliccare mi piace, commentare, condividere e iscrivervi al nostro canale. E ritorno in da Pasqua, di venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/itinerari di pesca e su tutti i nostri social, Twitter, Telegram, Instagram. Twitter per gli aggiornamenti rapidi, Telegram per chattare con noi, Instagram per le foto live delle giornate di pesca, perché come sapete programmiamo, ma vediamo in live nel momento stesso in cui ricatturiamo le foto dei nostri pesciotti. Detto questo vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre Catch and Release. Io non l'ho detto, Catch and Release.